rispetto comunque di stare appunto attento alle rese, a quello che mandi indietro, e comunque di non spaventarsi mai, di comunque di cercare sempre di andare avanti, perché comunque è vero che magari all'inizio uno può pensare ho fatto la scelta sbagliata e tutto, però questo lavoro può portare anche veramente parecchie soddisfazioni. Poi, come dicevo nell'intervista che abbiamo fatto a ottobre, di dire anche rimaniamo uniti, perché la voce e comunque l'unione fa la forza. Quindi il singolo non viene mai ascoltato. Cerchiamo di rimanere uniti appunto e di far fronte a tutto quello che i problemi che ci saranno, che verranno ancora incontro comunque con la nuova firma del contratto appunto su editoria, che i sindacati e i distributori si sono incontrati appunto a livello nazionale per questo nuovo contratto. Quindi comunque secondo me appunto facciamo fronte, e io direi sempre io sono disponibile comunque sia come sindacalista che come collega ad esserti vicino, quindi non arrendersi mai, ecco, questa è la cosa fondamentale secondo me. Senti, tu hai fatto esperienza già di sindacato, hai frequentato il direttivo del Sinagi di Torino, sei una leva della nuova generazione, quali sono, se le hai notate, per carità, alcune differenze tra la vecchia generazione di edicolanti e questa nuova che si sta avvicinando? Allora, diciamo che qualche differenza c'è comunque, sì. Anche perché una volta, secondo me, comunque gli edicolanti erano tutti abbastanza più uniti, poi si lavorava anche molto di più. Adesso comunque, invece, tra virgolette, l'edicola apre vicino a me, l'edicola a 500 metri come per legge, molto probabilmente non c'è più forse quell'aiuto, quella voglia di aiutarsi, di complicità, secondo me, ecco. Sì. Una volta c'era molto più lavoro per tutti, invece adesso purtroppo no. Io comunque voglio lanciare appunto questo appello come di mettersi anche comunque in contatto, di aiutarsi. Che è vero che magari io se porto l'edicolante una rivista che lui non ha, ci guadagno solo il 10%, però comunque aiuto anche un'altra persona che fa contento un cliente, e questo mio collega non perde questo cliente, ecco, diciamo così. Certo. Quindi, Federico, grazie di questo tuo intervento, magari ci risentiamo prima dei 5 mesi, 6 mesi come è stato in questo caso, perché insomma ti sento molto attento e molto partecipe, questo naturalmente mi fa piacere. A risentirci e buon lavoro. Grazie anche a te, buon lavoro. Ciao, ciao caro, Fabio, ciao. Thank you.
Beh, splendido questo brano di Lawrence Blatt, Alhambra per chitarra. Dunque, noi chiudiamo qui questa giornata di programmazione, ancora una volta una giornata molto ricca di spunti e anche di analisi con il collegamento con Aldo Esposito alle 10:30. Abbiamo cercato un po' di capire cosa pensa l'opinione pubblica reale, quella di strada, una splendida diretta con Aldo che ringraziamo ancora, che ha addirittura portato due clienti dell'edicola ai microfoni di Radio Rete Edicole attraverso il telefonino. Lo ringraziamo davvero tanto perché è uno dei momenti in cui riflettiamo sul fatto che questa web radio serve a molto, serve a dare un ruolo agli edicolanti nella filiera dell'informazione, serve a capire che cosa avviene nel paese reale, quali sono i pensieri della gente di fronte a questa massa di informazione. Oggi abbiamo in qualche modo, siamo tornati su quanto accaduto ieri a Londra e testando proprio, al caso di dire, le reazioni della gente. Alle 10:50 poi è andato in onda un approfondimento sulla sanità, è un tema che continueremo a seguire perché è uno di quei temi popolari che in qualche modo si connettono appunto all'attività degli edicolanti. E poi il collegamento con Federico Del Vecchio, edicolante a Torino in un quartiere popolare, quello di Mirafiori, abbiamo sentito da lui, giovane edicolante che si è accostato da poco a questo mestiere, ma l'incoraggiamento anche ai suoi coetanei e il fatto che comunque per tenere in piedi questa attività vanno battute diverse strade. Federico ha scelto quello dei servizi, tra l'altro abbiamo parlato di questa prossima assemblea in provincia, anzi a Torino, che per quanto riguarda proprio tutti gli edicolanti della provincia, è su QR Poste. Poi sentiremo meglio da Emanuela Bongioanni che, voglio ricordarlo, avremo domani insieme in questo studio virtuale che stiamo allestendo qui ai microfoni di Radio Rete Edicole, avremo con il segretario nazionale Giuseppe Marchica. È un esperimento, domani vediamo per la prima volta che cosa accadrà, però è bello perché è una stanza, uno studio in cui i due ospiti si parlano tra di loro, parlano con la redazione e questo dibattito, diciamo così, può essere ascoltato in diretta. Vedremo che se anche la linea ci assisterà, perché per fare questo naturalmente ci vogliono tanti kilobyte di disponibilità sulla linea e vedremo se va in tilt o meno. Allora, io termino qui la programmazione di oggi, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani alle 9:30 con la traccia musicale e alle 10 con GR e rassegna stampa. Un abbraccio a tutti da Fabio Sebastiani.